Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, che sarà un video misto in cui vi mostrerò sia alcune creazioni sia gli ultimi acquisti che ho fatto. E in seguito all'acquisto dell'envelope punch board alla Fiera di Cesena, di cui vi lascio il link degli acquisti qui in alto a destra, ho comprato appunto l'envelope e ho iniziato a creare qualcosina con i cartoncini acquistati all'Lidl. Siccome avevo soltanto i cartoncini, per decorare un po' meglio le scatoline ho fatto qualche acquistino, niente di che, però insomma ve li voglio mostrare. E allo stesso tempo voglio mostrarvi anche le primissime scatoline che ho realizzato. E quindi passo subito appunto a mostrarvi le scatoline. E la primissima che ho fatto è stata questa. E l'ho realizzata seguendo il tutorial di Mire Mirarte. Vi lascio giù nell'info box naturalmente il link al tutorial. Ringrazio Mirella perché i suoi video a tema scrap mi sono stati molto molto utili e quindi ci tengo appunto a ringraziarla particolarmente. E questa è una scatolina a base quadrata, come potete vedere, è fatta così, la chiusura è in questo modo. E io poi ho tagliato qui i lembi, in realtà tutti e quattro questi lembi erano fatti così con la punta arrotondata, io qui invece li ho tagliati e niente, era il primissimo esperimento e ci ho messo pochissimo a realizzarla, era la prima, però nonostante questo non ho trovato alcuna difficoltà, devo dire, perché Mirella ha fatto un tutorial molto chiaro e semplice, quindi insomma ho realizzato questa scatolina con un cartoncino comprato al Lidl. E all'interno della scatolina ho anche, con un piccolo timbrino, ho anche apposto questo disegnino con la scritta fatta a mano e i timbrini sempre acquistati in fiera. Se vi piacciono questi timbrini, ve li mostro. Eccoli qui. Ups. Se vi piacciono, eccoli qui. Vi metto giù nell'info box, un link in cui potete acquistarli appunto online. Eccoli qua, sono fatti in legno con la base in gomma, vedete? Molto molto carini. E quindi per provare la loro resa, li ho provati appunto sul fondo della scatolina, in modo che appunto chi riceve un mio bijou, oltre ad avere un bijou fatto a mano, artigianale, capisce che anche la scatolina è fatta a mano, insomma, così mi sembra un'idea carina, niente di che. E quindi questa è la prima scatolina. Che appunto si chiude così e nulla. Vi consiglio appunto di comprare l'envelope punch board se volete provare a realizzare queste scatoline perché è veramente molto semplice, facile e veloce e mi ha dato un sacco di soddisfazione realizzarla perché mi sembra fatta molto molto bene, no? Che dite voi? E la trovo carinissima. Poi oltre a questa, la seconda che ho realizzato in ordine di tempo è stata questa. Allora, questa qui, non mi ricordo se ho seguito un tutorial di Mirella, mi sembra di no però, o forse sì, non mi ricordo. Comunque è sempre a base quadrata, un po' più grande dell'altra, e però più bassa, vedete? Un pochino più bassa. E mentre questa per esempio potrebbe servire per contenere un anellino perché è molto piccola, già questa potrebbe essere buona per contenere un ciondolo un po' più grande oppure anche un paio di orecchini di media dimensione. E il concetto è sempre lo stesso, sempre fatto come si dice, la solita forma, vedete? È uguale a questa, proprio questa è uguale a questa, solo che appunto invece di chiuderla in questo modo ho semplicemente chiuso i vari lembi su se stessi e poi ho applicato questo nastrino molto carino con le coccinelle in modo da tenere fermi i lembi della scatolina in modo che rimanga chiusa. Vedete, l'ho chiusa in modo proprio semplicissimo. Se sfilate il fiocco, aspettate che c'è il nodo e non so perché ho fatto il nodo. Volevo provare la resa di questo nastrino che ho comprato, poi lo mostrerò appunto nei vari acquistini e volevo provarlo com'era. Ecco, vedete com'è la scatola? Sembra proprio una bustina. Eccolo qua. Eccola qua, vedete? Proprio molto semplice.
E anche questo cartoncino l'ho comprato al Lidl, monocolore, semplice. Quindi questa è la seconda scatolina, il suo relativo fiocchetto. E poi passiamo alla terza ed ultima scatolina, e questa ho sempre seguito un tutorial di Mirella per farla scatolina quantomeno. Ed eccola qui, vedete, è sempre piccolina, è piccolina grosso modo come altezza, è più o meno come questa. Però mentre la prima è quadrata, questa qui è rettangolare, quindi come vedete il concetto è sempre lo stesso. Anche qui ho a posto un timbrino, questa volta con la farfallina. E come vedete, o per decorarla un pochino, ho fatto un fiocchetto. E per fare questo fiocchetto non ho seguito il tutorial di Mirella, perché ancora sul suo canale non c'era il tutorial per il fiocchetto, quindi ho seguito un altro tutorial trovato su YouTube. Però proprio ieri ho visto che Mirella ha caricato un video per fare i fiocchetti, quindi se lo volete in italiano, perché io non ho seguito un tutorial in italiano, se lo volete vedere in italiano, appunto, basta che andiate sul canale di Mirella e lo trovate. E, ho utilizzato sempre i cartoncini del Lidl e niente, mi ha dato molta soddisfazione fare questo fiocchetto, perché è veramente carino, vedete com'è? Molto molto carino. E la scatola non si chiude, perché avrei voluto fare, non so, un'incisione qui, in modo da inserire questo lembo nell'incisione e tenerla chiusa. Però poi ho deciso che quando avrò scelto che cosa mettere dentro la scatolina, applicherò qui un po' di nastro biadesivo e la chiuderò così, che mi sembra più carino. Poi una volta aperta vedrà cosa farne, insomma, è il destinatario della scatolina, ecco. E quindi questa è la terza ed ultima scatolina che ho realizzato. E ora passo a mostrarvi invece il materiale che ho acquistato in quest'ultimo periodo. Allora, passando agli acquisti, sono stata ultimamente al Lidl pochi giorni fa e c'erano tutte cose a tema natalizio già, quindi ho approfittato e ho acquistato qualcosina. Allora, le prime cose che vi mostro sono questi nastri bellissimi. Ne ho presi due confezioni, costavano ogni confezione 1,99 euro costava, e ho preso queste, ce n'erano diverse fantasie, io però ho scelto queste. Allora, ho preso queste qua rosse, perché appunto il rosso è uno dei colori tipici del Natale, però ho pensato che possono essere perfetti anche per San Valentino, per sempre perché sono rossi e perché ci sono i cuoricini, ma in generale anche per tutto il resto dell'anno possono andare benissimo. Insomma, vedete, c'è questa qui semplice rossa con qualche trattino bianco, poi c'è questa qui a scacchetti, a righe, insomma, e poi c'è questa con i cuoricini molto molto carina. E cosa c'è scritto qua? Sono tre confezioni, ognuna di 5 metri, e nulla, nessun'altra informazione utile. Quindi oltre a questo ho preso quest'altro, e anche questi sono bellissimi. L'ho scelto perché qua c'è scritto Merry Christmas, vedete? Quindi è molto natalizia. Questa con i fiocchetti di neve, che è molto invernale, e poi questa che invece è abbastanza neutra, è un color cipria con i pois argentati. E anche qui ho pensato che queste sono perfette per Natale, però le altre due, volendo, posso utilizzarle un po' sempre, ecco. E, a parte questa con la scritta, appunto, che insomma direi che è inopportuno utilizzarla in estate, le altre insomma posso utilizzarle un po' sempre. Quindi diciamo che ho cercato di coniugare sì nastrini per le festività, ma anche nastrini che potessi sfruttare nel resto dell'anno, ecco. Quindi oltre a questi ho preso gli washi tape, che sono dei nastrini del nastro adesivo, però con delle fantasie particolari. Ce n'erano diverse confezioni con diverse fantasie. Io alla fine ho scelto la scatola con lo sfondo blu e quella con lo sfondo grigio. Ce n'erano anche, mi pare, con lo sfondo rosso, lo sfondo verde e qualcos'altro, ora non ricordo. Io però ho scelto queste due. E sono in pratica 8 rotolini da 10 metri l'una. E ora vi mostro, vedete, il nastro adesivo decorativo.
E ora cerco di aprirli per mostrarvi le varie fantasie, anche perché non li ho aperti nemmeno io, quindi li ho visti attraverso la scatola così, ma non è che si capisca granché, quindi adesso ve li mostro meglio, li vedo con voi in diretta. Allora, nella scatola a sfondo blu c'erano questi, ora ve li mostro uno per uno. Allora, questo con tutte le calze della Befana, guardate che carine. Poi c'era questo qui con i pupazzi di neve e i pinguini, molto molto carino, delizioso. Poi questo qua con tutti gli abeti, vedete che carini, molto molto carini, questi tutti insomma abbastanza natalizi. Poi questo con i gufetti vestiti un po' a Natale, insomma, e gli alberelli pure addobbati. Poi questo con tutti i fiocchi di neve, molto carino. Poi questo con la scritta Merry Christmas e i fiocchettini. E qua Merry and Bright. And Bright, e basta. E Happy. Insomma, ci sono varie scritte, insomma, con gli auguri di Natale, ecco. Poi questo con tutto un paesaggio natalizio, vedete, con le casette. Gli alberi, gli abeti innevati, il cielo stellato, molto carino. E poi questo con la slitta trainata dalle renne. Vedete? Molto molto carino. Sono fantasie molto molto carine, deliziose. E quindi questi erano quelli contenuti nella scatola con lo sfondo blu. Ora vi mostro quelli invece contenuti nella scatola con il fondo grigio. Allora, questo con tutti i pacchettini regalo, i fiocchi, quindi questo volendo possiamo utilizzarlo anche per un compleanno, quello che volete. Poi questo a sfondo rosso, sempre con i pupazzetti di neve. Questo con altri fiocchi, scatole, regali, calze, palline di Natale, cavalli a dondolo, abeti, un po' di tutto. Poi questo sempre a sfondo rosso con i pupazzi di neve, le renne e quant'altro. Che poi non si capiscono tanto bene le fantasie perché comunque sono sovrapposti, no? Quindi i vari strati, quindi una volta srotolato poi si vede meglio. Questo con la scritta ho ho ho, la tipica frase di Babbo Natale, e quindi col faccione di Babbo Natale. Poi questo che è con questa fantasia olografica dorata, molto carino, questo si può utilizzare un po' sempre, diciamo. E questo qui sempre fantasia olografica ma rosso, molto carino anche questo. E poi questo olografico argento, eccolo qui. Credo di essermene perso uno, aspettate che controllo perché nell'altro ce ne sono. Ah no, 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 pensavo fossero 9 e invece no, sono 8 in ognuno. Infatti, vedete qua, ne mancano 2. Pensavo di essermene perso uno spacchettando, invece no. Quindi, questi sono tutti gli washi tape. Poi, sempre al Lidl, ho preso, ops, questi cartoncini pieghevoli a tema autunno. E che servono, qua c'è scritto, vedete, 10, sono 100 fogli e sono 10 design alla moda con retro monocromatico.
In realtà la grammatura è piuttosto bassa, infatti vedete 80 grammi per metro quadrato, la dimensione è 15 per 15 centimetri e servono appunto per fare gli origami, se siete capaci, cose così. Io non mi ero accorta che erano così sottili, che la grammatura fosse così bassa e pensavo di farci le scatoline, invece no, credo che le utilizzerò per bigliettini o decorazioni varie, ecco, non per fare scatoline perché sono troppo leggeri. Vi mostro le fantasie. Allora, ci sono questi qui con le rose e sono 10, mi pare. Poi questa qui con tutte le foglioline. Poi questa grigia con sempre i fiorellini. Poi questa con le note, con lo spartito musicale, non so se si vede bene. Poi ci sono queste a righe. Questa qui deliziosa con le roselline, i pois e lo sfondo Tiffany. Questa deliziosa che sembra un ritaglio di un vecchio giornale, molto molto carina, vedete? E poi, aspettate, ecco qua. Questa con le foglie. Questa qui con gli uccellini, che è molto simile. Sono uguale, sì, è uguale a questa della scatolina che vi ho mostrato prima, quindi questa. E l'ultima fantasia è questa qui, arancione e molto geometrica, poi si sono finiti. E questi erano appunto i cartoncini. Poi li metto qua. Ho preso poi sempre al Lidl due set. Allora, vi mostro sempre questo perché è un album di cartoncino, eccolo qui, e con motivi decorativi sempre. Sono cartoncini, cosa c'è scritto? Per bricolage, eccetera, eccetera. E il contenuto, dove lo trovo? Ah sì, sono tutti questi cartoncini qua. Con tutte queste fantasie, vedete, sono grandi 24x34 centimetri e hanno una grammatura di 250, quindi 250 grammi per metro quadrato. Quindi questi sono belli spessi e sono perfetti per le scatoline, a differenza degli altri. E vi mostro le fantasie, ora li apro. Così vi mostro un po' le fantasie. Allora, questa molto natalizia con le renne, poi aspettate che ho appiccicato qua dietro, ecco, quindi le renne, poi vediamo cos'altro. Questa, sempre molto molto natalizia con tutti gli alberelli, e le caramelle e i pacchetti regalo. Questa qui, molto geometrica. Questa piena di cuoricini, fiori, pois e altri pois, molto carina questa. Aspettate che provo a fare lo zoom così magari si vede meglio, non so, o forse no, è peggio, forse è meglio così. Questa qui con tutte le foglioline, fiorellini, dietro vedete sono bianchi. E come potete vedere sono piuttosto spessi, altri fiorellini, margherite e tulipani, questa qui con tutte le calze della Befana, questa qui a quadretti e questa dolcissima con gli uccellini vestiti da Babbo Natale e gli alberelli di Natale, questa qui a righe. Questa deliziosa con le farfalle, molto molto carina. Poi questa qui, questa con tutti i regalini, questa con i fiori e questa che è bellissima con tutti questi mandala, sembrano tanti mandala sovrapposti e poi sono finiti, sì. Quindi questo bell'album molto molto utile appunto per le mie scatoline. E poi
L'ultima cosa presa al Lidl, che è questo set di adesivi molto molto bello, e di qua ci sono tutti quelli lì dorati e qua tutti quelli argentati. Vi mostro sul retro gli adesivi che ci sono, senza che li sto a tirare fuori, vedete, con le gabbiette, gli uccellini, le stelline, i palloncini, i cuoricini, farfalle, angioletti, fatine più che altro, non sono angioletti, sono fatine queste qua. Poi decorazioni varie, farfalline, fiorellini, ghirigori di ogni tipo e questo è tutto quello che ho preso al Lidl. Sono poi stata in un negozio cinese della mia zona. Aspettate che bevo un goccio d'acqua, che sennò non ce la faccio. Dicevo che sono stata in questo negozio cinese dove ho acquistato appunto il nastrino che vi ho mostrato prima con le coccinelle, molto molto carino. E è un nastrino, non c'è scritto quanti metri, o c'è scritto e non lo sto. Ah sì, alto 10 mm e lungo 23 metri, quindi ce n'è un bel po' e non costava tanto. Adesso non mi ricordo quanto, ma insomma, nell'ordine di 1-2 euro, qualcosa così. Quindi questo. E poi ho preso queste bustone abbastanza grandi, tutte in plastica, di quelle che hanno un bordino che si piega e si appiccica appunto per chiuderle così con l'adesivo, ecco. E questo l'ho preso appunto per contenere, io le ho di dimensioni anche più piccole, per contenere non so anelli o orecchini, anche uno lungo per i bracciali, ma non avevo questo qui grande che magari può servirmi per le collane, quindi l'ho acquistato. Poi ho preso alla modica cifra di 1 euro questi fiorellini fatti in non so in che materiale, ma quel materiale un po' gommoso, morbidoso, avete presente? Non so esattamente come si chiami, però li ho presi e voi direte che ci fai? Magari ci posso decorare, non so, le scatoline, per esempio, immaginatevi una scatolina così, un po' più grande, magari, ecco, tipo questa qui rossa, e ci attacco sopra un fiorellino, magari ne sovrappongo uno un pochino più piccolo. Vediamo se lo trovo, fiorellino più piccolo, tipo questo. Li attacco così, non so, o con un adesivo al centro, non so bene, ancora devo studiarmi come utilizzarli, però pensavo che potesse essere una decorazione carina, visto che io non ho non ho le fustelle e la Big Shot, ho preso questi fiorelloni, ce ne sono di varie forme, dimensioni e colori, e quindi costavano poco. Ho detto ci posso decorare qualcosina, insomma, le scatole, oppure anche perché no, i biglietti di auguri e via dicendo. E poi ho preso questo contenitore che non so esattamente perché l'ho preso, mi piaceva il colore, siccome si intona bene alla mia stanza, che è tutta sui toni del lilla, rosa, viola, e quindi l'ho presa da mettere sulla scrivania, vedete, lungo così, e magari ci ripongo dentro, non so, le pinze, le forbici, il materiale creativo che sto utilizzando, una scatolina di perline, qualcosa, in modo che sia abbastanza ordinato e non ci sia casino sopra la scrivania, anche se in realtà c'è sempre. Però almeno lì posso riporre le varie cosine, ecco, per dargli una parvenza di ordine. E infine potevo non prendere una scatola. Ebbene sì, ho preso un'altra scatola, l'ennesima. Aspettate che retrocedo col cavalletto così riesco a mostrarvela. Eccola qui. No, non riesco a mostrarvela. Aspettate. Eccola qua. È a base rotonda. Rotonda così non ce l'avevo, quindi è quello che mi ha colpito. E poi mi piaceva la fantasia con le rose, le peonie, non so cosa sono, tulipani, peonie, e mi piaceva anche il colore, molto tenue e delicato. Questo è l'interno, mi piaceva il fatto che fosse rotonda, rotonda non ce l'avevo e quindi l'ho presa, ecco. E nulla, quindi questi sono tutti i miei acquisti, queste sono le mie scatoline fatte con l'envelope, eccole qua.
e nulla. Questo è quanto avevo da mostrarvi. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!